Ma cosa volete che gliene freghi a Berlusconi, a Minzolini, a Innocenzi? Loro guardano alle loro Minzolini e Innocenzi guardano ai loro conti in banca, di quanto sono aumentati, di quanto gli convenga anche economicamente stare dove il loro padrone li ha messi. Berlusconi quest'anno, e anche a Berlusconi, cosa volete che gli interessi alla fin fine? No, se la politica si sta portando sfortuna sul piano etico-morale, giustamente, perché dopo averne combinate così tante, qualcosa pure doveva succedere, no? Ecco, gli sta invece portando fortuna dal punto di vista economico, perché quando lui è entrato in campo, come ama dire, era il fallimento e la Fininvest non era quotata in borsa. Dopo oltre 15 anni che lui è in politica, nel 2009 non solo è quotato in borsa, ma nel 2009 ha guadagnato 10 milioni di euro in più, quindi 23 milioni di euro, pari al lavoro di 50 operai per 40 anni. Quindi 10 milioni di euro in più è pari al lavoro di 20 operai per 40 anni. Va bene? E che cosa ha fatto lui per meritare? Qual è il suo grande merito per avere così tanti guadagni? No, non mi sembra che sia questo gran campione di valori e di grandi capacità, visto la fine politica che sta facendo, no? E visto le cose che stanno venendo fuori su di lui, oltre a quelle che sono venute fuori prima e che ancora devono evidenziarsi nei processi a suo carico a cui lui non va perché si fa delle leggi ad personam per non andare per difendersi dal processo e non dentro il processo. 10 milioni di euro in più, cosa volete che gliene freghi se uno gli urla contro, no? O se lo penalizza. Certo, gli interessa perché è ovvio che se dovesse perdere potere politico ha meno forza per difendersi dalla legge, per difendersi dalle cose, da tutte le cose che ha commesso e per le quali è processato. Questo sì, non è più in grado poi di potersi fare leggi a personam avere l'invio e di mandare tutto in prescrizione. A quel punto, prima o poi, dovrà entrare in un'aula di tribunale se perde il potere. E allora, signori di centrodestra, parlo al centrodestra onesto, volete vedere se il vostro leader, amato leader, tra virgolette, è davvero innocente? Non votatelo. Mettetelo nelle condizioni di doversi far processare e aspettate il giudizio della magistratura. Se poi è davvero innocente, lo potrete rivotare in futuro, perché state tranquilli che a quel punto lui utilizzerà più che volentieri politicamente la sua innocenza. Se invece poi è colpevole, vi dovete però a questo punto battere le mani sul petto, fare un mea culpa, chiederci scusa per aver tenuto al potere una persona che era implicata in mafia. Che è tanto corruttore in primo grado, lo è perché la sentenza in quel caso c'è stata. A quel punto sì, però siete curiosi, volete sapere se il vostro amato leader è innocente? Fatelo processare. Per farlo processare non lo dovete votare.